Ciao, questo è l'ottavo video, sempre di questa serie, l'approccio più semplice per la mano sinistra sul contrabbasso. Abbiamo visto tante cose, abbiamo visto come impostare la mano, quella che diciamo è l'impostazione della mano sulla zona del manico, 1, 2, 4, quella che invece è l'attacco del manico, 1, 2, 3. Abbiamo visto il capotasto, la zona dedicata alla capotasto posizione cromatica, la semicromatica. La diatonica, maggiore, minore, frigio, eccetera, le abbiamo un po' viste, intanto introdotte. Adesso invece voglio fare una cosa un po' particolare, che comunque è molto utilizzata, cioè tornare nella posizione del manico, ma lavorare su quella che è la posizione allargata della mano sinistra, e cioè la mano che usa tutte e quattro le dita e non solo 1, 2, 4 o 1, 2, 3, ma usare direttamente 1, 2, 3, 4, tipo questo. Questo è Re, sono ad esempio in quarta, e questo è particolarmente adatto qui in quarta posizione. Re mi fa, mi permette di avere una mano che ha la stessa impostazione come sul basso elettrico. Re mi fa, ad esempio la si do, re mi fa. Questo è un do, è una scala di do maggiore, stando fermi anche si. Questa sarebbe la quarta posizione, quella che viene spiegato nel corso bassista contemporaneo. Si do, re mi fa, sol la. È una posizione che in apparenza, intanto è piuttosto larga, però in apparenza diventa scomoda se io la voglio fare esattamente cromatica, cioè re diesis mi fa. Infatti questa è perfetta da usare a gruppi, cioè tono e semitono, oppure semitono e tono, in modo che non ho le quattro dita esattamente piazzate sulla corda, ma ne ho sempre solo tre di queste quattro. In questo modo la posizione allargata, ed è nella zona del manico, come dicevo, questa mi permette di andare molto veloce. Poi posso spostarmi anche indietro, diventa, man mano che vado indietro diventa sempre più larga. Questo, ad esempio, do, re, mi bemolle. Posso arrivare anche al si bemolle, do, re bemolle oppure si bemolle, si naturale. Qua diventa piuttosto aperta, insomma un po' faticosa da realizzare, sì. In questo caso sarebbe una scala di re bemolle maggiore. Qui invece è molto comoda in quarta. Ma arrivare anche oltre la quarta, si può andare anche in quinta. Mi fa sol. In questa zona, chiaramente, come dicevamo prima, il pollice inizia ad avere un po' di difficoltà, però quindi, oltre alla posizione classica, normale, 1, 2, 4 oppure 1, 2, 3, qui anche 1, 3, 4 o 1, 2, 4. Questa allargata è bene impararla dopo che si è lavorato bene sulle altre due posizioni. Ti faccio sentire il vantaggio di avere questo tipo di posizione, ad esempio un re dorico. Questo ero fermo in quarta posizione, potrei fare anche la stessa cosa andando più indietro, la mano si allarga, come ti dicevo, si può fare. Quello che è importante è che la quarta ci genera un tipo di posizione adesso che possiamo portare anche avanti e portare indietro, però l'ideale è proprio di allenarsi. Esercitarsi su questa quarta posizione proprio perché la misura media dei contrabbassi è la più comoda per fare questo tipo di posizioni in questa zona. Non a caso, fin dal primo video ti avevo detto questo è il bollino rosso, è una zona molto importante, è praticamente una zona chiave dello strumento, così come lo è la prima posizione.
e anche la prima avanzata. Avevo fatto un segno anche su questo si bemolle, che sarebbe la prima avanzata, perché io lo considero un po' il limite del primo grado del mio corso, tra la mezza, la prima avanzata. La quarta, come ti dicevo, è veramente importante. Poi dopo abbiamo gli altri punti, che sono appunto il sol, che ci genera la settima o la ground position, e altrettanto sopra, l'ottava sopra. Nel prossimo video andiamo a mettere insieme un po' tutto il lavoro fatto finora. Ciao!